Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo primo video di questa serie del 2024. E come possiamo non iniziare l'anno nuovo con una bella iniezione di disagio? E dove trovo sto disagio? Beh, lo posso trovare nella sezione commenti, ovvero nei commenti che alcuni di voi mi lasciano sotto i video. Prima di passare avanti, colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che lasciano commenti non solo intelligenti, ma anche che mi ringraziano, che trovano affascinanti i miei video. Tutti questi li ringrazio, ma nel puro stile del canale, oggi vogliamo proprio un po' di disagio, anche perché già ne ho tanto. Dunque, io ho la tastiera che sta un po' male. Non è che si è rotta, ancora funziona. Tuttavia, i tasti S e controllo perdono dei colpi. Non potete capire quando facevo gli esercizi di Advent of Code, di cui ne avevo parlato in questo video, come era complicato quando, per esempio, ogni tanto una S non veniva messa, oppure anziché scrivere AS, scrivevo AS, perché non so che cosa gli prendeva, metteva due S, non lo so, o non ne metteva o ne metteva due. Stava diventando complicato. E tra l'altro una riparazione a questa tastiera, questa qua, già l'avevo fatta qualche tempo fa, qualche mesetto fa, dove avevo appunto cambiato anche questi tasti, cioè S e Control. Avevo comprato, se non ricordo male, su Amazon questi tasti, e proprio questi S e Control si sono di nuovo, diciamo, non dico rotti, ma stanno perdendo i loro colpi, e quindi voi cosa potete pensare? Che io prendo questi e li rimetto a posto di S e Control? No, perché ho scoperto che questi sono una merda, e quindi non ha senso sostituirli con quelli là. Quello che farò è che, poiché i tasti originali che ho trovato nella tastiera, comunque ricordo che è una tastiera meccanica, sono durati anni, perché se non ricordo male questa tastiera l'ho presa durante la pandemia, nel 2020, sono buoni, e che semplicemente Control ed S li uso molto spesso, perché Control S è per salvare, no? Quando programmo, quando faccio video, cioè io sono un maniaco di Control S, c'è proprio la mano, ce l'ho già automatica per fare Control S. Allora, mi è venuta questa idea. Non voglio comprare altri tasti perché mi serve proprio risolvere il problema adesso. Quello che posso fare è di togliere i tasti S e Control e buttarli nella monnezza. Ma anziché sostituirli con questi qua, che comunque sì, funzionano ma durano quanto un gatto in autostrada, posso prendere due tasti della tastiera stesso, magari tasti che uso il meno frequente, cioè alla fine il tasto print screen ed F12 mica li uso spesso, e li posso trasferire in S e Control. E poi rimetto i tasti sfigati al posto di F12 e PS. Così S e Control dureranno tutta, boh, spero altri 3 anni. Anche perché io sono affezionato a questa tastiera perché assomiglia al design di una macchina da scrivere. E quindi di quello che farò è, io andrò a smontare e sistemare la mia tastiera, che è già una cosa che ho fatto, ma non richiede neanche tanto tempo, in mezz'ora penso di fare tutto. Però mentre lo faccio, non vi voglio annoiare, vi leggerò i vostri commenti e li commenteremo insieme. Mentre smonto dei tasti per mostrare le viti che stanno al di sotto, leggiamo un commento da parte di Renato T66. Questo commento mi è stato lasciato nel video di AmigaOS. Secondo me, parlare di beghe legali ha fatto perdere il succo di Amiga con il suo chipset, la demo Scene, la prima grafica 3D a basso costo, i games, eccetera, eccetera. La storia è quella. Se volevi dettagli hardware, magari un domani ci farò un video più dettagliato di Under Hood, ma là io racconto la storia. Continuo a smontare tasti e viti e leggiamo un secondo commento. Questo commento mi è stato lasciato nel video della settimana scorsa di Code Academy. Una domanda: che ne pensi di una doppia magistrale in matematica e in informatica? Può essere d'aiuto ad un informatico laureato affrontare una laurea anche in matematica? Beh, se fai un corso di laurea in informatica come l'ho fatto io, farai tantissimi corsi di matematica. Io ne ho fatti parecchi: analisi discreta, calcolo numerico, non li ricordo neanche tutti. E quindi se fai un corso di informatica all'interno di un dipartimento di matematica e informatica come ho fatto io, non credo che ce ne sia di bisogno. Mentre sono alla ricerca della punta corretta per svitare queste viti,
leggiamo il prossimo commento, che mi è stato lasciato nel video in cui parlo di file system. No, non puoi finire qui, gestione utenti e permessi, ext4, errore di scrittura e lettura, eccetera, grande Vale! Sì, effettivamente la parte della gestione degli utenti e permessi l'ho saltata di proposito. Per quanto riguarda ext4, questa serie di video è più focalizzata a capire quali sono le componenti di un sistema operativo piuttosto che andare ad esplorare quello che già c'è. Magari in futuro non escludo che ci faccia dei video adatti sia su ext4 ma anche su, per esempio, NTFS, cioè ci sarebbe tanto di cui parlare. Ovviamente, come vi dicevo, il capitolo del libro da cui ho estratto questa serie di video sono molto grandi, alcuni sono 80 pagine, altri sono 100 pagine, e capite bene che ho dovuto fare un riassunto molto 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 sintetico di quello che c'è scritto, altrimenti quei video non sarebbero mai finiti. Altro che 7 linguaggi di programmazione in 7 ore. Mentre proseguo a smontare le vidi sulla tastiera, leggiamo un altro commento che mi è stato lasciato sempre sotto lo stesso video. Io uso BetterFS per via delle sue istantanee di sistema velocissimo, però ho letto che questo tipo di file system rallenta molto la lettura e la scrittura sul disco. Confermi? No. O meglio, non sono sicuro che le istantanee rallentino scrittura e lettura, che io sappia no. Quello che può rallentare la lettura e scrittura dei file all'interno di un file system BetterFS, da quel che so, è se viene attivata la compressione dei file. In quel caso sì, c'hai ragione, ma non per via delle istantanee. Mentre cerco di separare il lato superiore e inferiore della tastiera senza successo, visto che avevo dimenticato alcune viti da smontare, leggiamo un altro commento che mi è stato lasciato in un vecchio video reaction che ho fatto qualche tempo fa. Ciao! Avevo già visto il video che hai commentato ed effettivamente mi aveva lasciato perplesso per la sua superficialità. In merito avrei alcuni commenti. La programmazione ricorsiva in ambito lavorativo si usa non molto spesso, ma serve, ad esempio, prova a calcolare una distinta base senza ricorsione e poi mi dici. Io il sì non lo uso, ma lo conosco e sono un fan di Python. Python è più facile per un neofita, ma non si deve fare l'errore di sottovalutare gli aspetti a basso livello con cui è stato realizzato se si vuole imparare bene. Anche se uno si impegna, il sì è il mio linguaggio didattico perché ti fa capire come è fatto il computer. Dopo che avrai capito il sì, apprezzerai le feature di altri linguaggi come la gestione automatica della memoria con il garbage collector e la gestione implicita dei puntatori. L'autore poi dice altre cose assurde, dice che per imparare dovresti farti un programmino che faccia back-end e front-end, utilizzi la GUI e un database. Non mi sembrano poche nozioni. Io sono d'accordo su tutto quello che tu hai detto, anche se non sono ben certo di cosa tu intenda quando dici prova a calcolare una base distinta. Io credo che tu intenda dire una base numerica, tipo numeri in base 10 o in base 2, ma non sono sicuro. Ora, giusto ieri, per una cosa, diciamo, progettino personale molto stupido, però che a me serve, ho dovuto fare un programmino in Python che utilizza appunto la ricorsione. Sì, certo, senza ricorsione lo puoi fare, però ti devi creare uno stack tutto tuo per i fatti tuoi. Ma perché se c'è la ricorsione? Vi faccio vedere il codice del programmino che ho fatto, che è questo qua. Non so se vi ricordate da un vecchio video di commenti che ho fatto, io vi dicevo che con dei miei amici giochiamo a un gioco di ruolo che si chiama Lex Arcana, che diciamo è la versione dell'impero romano di Dungeons & Dragons, ovviamente molto più semplificato di Dungeons & Dragons, però diciamo ha le sue dinamiche. La cosa che a me serviva sapere è che se io devo fare un tiro di dadi tipo 17, quali dadi posso utilizzare per lanciare un 17? Ovviamente ci sono tante soluzioni. Però ci sono dei limiti dettati dal gioco stesso. Per esempio, il gioco dice che non si possono tirare più di 3 dadi. Quindi, se io ho un D4, 2 D5, 2 D6, eccetera, 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 come posso tirare un 17? Questo mi serve perché se io sono un giocatore, bene o male, va bene. Però siccome a breve farò il master di un'avventura e mi serve calcolare questi numeri in maniera molto veloce,
E quindi ho detto, perché non farmi un programmino? E io ho fatto in maniera ricorsiva, il codice lo vedete qua, e per esempio, data una lista di dati, e quanti ne ho, perché parliamo proprio di dati fisici, e voglio, diciamo, trovare una combinazione di dati per tirare, che ne so, 17 o 13, il programma riesce a trovarmi tutte le soluzioni idonee. È un programmino stupido, sì, lo so, lo capisco, però a me serve, e quello che a me serve mostrarvi in questo caso è che la ricorsione non è il male assoluto, è uno strumento che può servire e, guarda caso, mi serviva ieri. Mentre continuo a saldare i vari tasti al loro posto, leggiamo un altro commento, che tra l'altro è da un po' che volevo rispondere. Utilizza ancora Premiere nel 2023 e lo paghi! Tante emoji di risate e anche dei cuori. Allora, io non so che programma tu possa utilizzare per fare i video che poi vedo nel tuo canale, anche se potrei tirare a indovinare, però se tu pensi di essere migliore di me semplicemente perché io uso Adobe Premiere nel 2023, allora ti faccio questa sfida. Ti do un video che ho registrato e lo montiamo assieme, io in Premiere e tu col programma che tu utilizzi. E se riesci a fare un video di una qualità comparabile a quello che faccio io, allora ti darò ragione e imparerò il programma che tu utilizzi. Ma lo devi fare, non dico uguale a come lo editerei io perché sarebbe impossibile, però diciamo con la stessa modalità. E in breve tempo, perché uno dei motivi per cui io utilizzo Adobe Premiere è perché io lo so utilizzare e riesco a editare i video molto velocemente. Quindi se tu riesci a battermi nella qualità e nella velocità, allora ti do ragione. Ma prima di allora, lascio perdere, va? Andiamo con un altro commento. Mentre contemplo che abbia fatto tutto bene tra il lerciume che si accumula sotto la tastiera, nonostante che abbia sparato diverse volte con la bomboletta d'aria compressa, andiamo a leggere il prossimo commento. Sbandiere Linux e nel desktop vedo Windows? Fammi capire se sbaglio o meno. Comunque però la Windows ha la fetta di mercato maggiore rispetto a tutti gli altri OS. Non ho mai visto un commento così sbagliato proprio su tutti i fronti. La risposta alla prima parte si lega a quello che ho detto poco fa. In più di un'occasione ho detto, visto che io pago per tutta la suite di programmi Adobe, registro l'audio con Audition. Ovviamente sì, potrei registrare su Linux, ma non avrebbe senso visto che io quando io finisco di registrare un video lo monto subito dopo, cioè non perdo tempo. Quindi dovrei poi riavviare, sempre andare su Windows, quindi dico, ma perché non ottimizzare i tempi? Perché alla fine l'informatica è questo, ottimizzare i tempi utilizzando gli strumenti più idonei per quello che uno deve fare, ovviamente secondo le proprie necessità. E per quanto riguarda la seconda parte del tuo commento, ti consiglio di andare a vedere un video che ho fatto il mese scorso dove rispondevo a degli studenti di scuola superiore e vedi che anche la seconda parte del tuo commento non è del tutto corretta. Dopo aver terminato le ultime saldature, collego la tastiera al computer per capire se tutto funziona correttamente. E mentre faccio tutto ciò, andiamoci a leggere il seguente commento che mi è stato lasciato nel video in cui spiego sì in un'ora. Davvero grazie, comincio da poco a studiare sì e mi è stato utilissimo. Farà a breve altri video sul sì? Se sì, ti ringrazio in anticipo. La domanda è, sì, ne potrei fare altri, però io consiglio a voi di scrivermi nei commenti che tipo di argomento volete che tratto, perché alcune volte per me è difficile capire il tiro che devo dare al video. Devo fare una cosa avanzata, una cosa di base. In questo caso, in questo video, ho fatto tutta una roba di base, che più che altro l'ho fatto se un domani, appunto, come dici tu, faccio altri video su sì. Almeno posso riferirmi a quel video e rimandarvi là se per esempio introduco i puntatori, vi dico andate a vedere quel video in cui parlo dei puntatori. Però magari se tu hai dei problemi che magari vuoi e che io risolva in sì o in qualunque altro linguaggio di programmazione, rispondi qui sotto nei commenti. Sto richiudendo la tastiera, ho quasi terminato, però penso che c'è tempo per un altro commento. Il commento dice, ottimo video, ma puoi per favore avere una voce meno nasale e più radiofonica? La cosa simpatica di questo commento è la risposta di un altro utente. Ma affari suoi, invita a non giudicare su come scrive il codice e lo giudichi per come parla. Cioè, io volevo rispondere a questo commento quando ho letto la risposta di Eric Fiumano 4694, ci ho detto, top, grandissimo. Però, diciamo, questo è un video dei commenti e voglio risponderti. E ti rispondo in questa maniera. Sarà, sarà,
L'aurora. Questo secondo me è il modo migliore per rispondere al tuo commento. E cioè, io non sono, che ne so, Gigi D'Agostino o Jerry Scotti, cioè questa è la mia voce. Mi dispiace, cioè non ho, a meno che tu mi voglia fare un corso di dizione, che è sempre il benvenuto, però diciamo che non posso far altro. Benissimo Pinguini, io vi ringrazio come al solito per aver trascorso il vostro tempo qui con me e andate a recuperare i video che ho menzionato mentre leggevo i commenti o anche poco fa, tipo quello dell'Avvento Code. E quindi ci vediamo alla prossima. Prima di concludere, diciamo che il video di venerdì sarà particolare, molto particolare, quindi sarà leggermente fuori dagli schemi. Sì, è un video di storia, ma uscirà un po' fuori dagli schemi del canale. Avrà sempre comunque a che fare con l'informatica, ma il focus sarà ben altro. E quindi, se siete curiosi e non volete perdervi quel video, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di cliccare la campanella di avvisi. E quindi ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!